Salve a tutti, benvenuti, è una domenica mattina, quindi diciamo il nostro benvenuti vale doppio. E questa è la giornata, diciamo il momento conclusivo di questo laboratorio di 2 giorni che si chiama appunto Project for Communities. Diciamo, faccio un breve sunto all'assessore Minervini che è qui con noi per lasciarci i suoi saluti, e all'assessore Barbanente anche che è venuta qui a trovarci, che diciamo, concluderà la giornata. Noi abbiamo lavorato per 2 giorni su questo tema del riuso di spazi dismessi. Spazi dismessi che potevano essere contenitori, ma anche spazi pubblici. E l'abbiamo fatto invitando, grazie al finanziamento della Regione Puglia di Laboratori dal Basso, invitando 2 docenti d'eccellenza, Martin Reincano dello studio Topotec 1 di Berlino, che è un paesaggista ed è diciamo, in questo momento l'autore di uno dei progetti forse più interessanti che hanno coinvolto le comunità e gli abitanti nella progettazione partecipata, cioè il parco di Superkilen a Copenaghen, e José Luis Vallejo, che purtroppo è partito stamattina molto presto, dello studio spagnolo Ecosistema Urbano, e professore ad Harvard, che invece lavora sui temi dell'urban social design, quindi sui temi anche della, non solo della progettazione partecipata, ma anche della sostenibilità ambientale da un punto di vista anche un po' più tecnico. Loro, diciamo, hanno tenuto delle lezioni, diciamo, meravigliose che per noi sono state proprio una botta di ossigeno. E con loro abbiamo chiesto loro di aiutarci ad approcciarci, diciamo, al tema del riuso di un oggetto della città di Bari. Appunto, abbiamo scelto la manifattura Tabacchi perché ci sembrava un luogo situato in un contesto fisico e sociale molto denso, molto, molto complesso, dove appunto potevamo provare a sperimentare questo approccio appunto del Project for Communities, cioè progettare per la comunità. Chiaramente in 2 giorni non si riesce a fare un progetto, l'obiettivo non era neanche quello, l'obiettivo era di imparare da loro anche un metodo per affrontare un problema, appunto un tema come questo, quindi come quello del riuso e dello spazio dismesso. Quindi la giornata di oggi andrà, diciamo così, i saluti dell'assessore Minervini, diciamo, uno sguardo di Martin su questo luogo che abbiamo visitato insieme ieri, e anche su quella che è stata la sua, come dire, il suo impatto con la città di Bari, cioè ci sembra importante, diciamo, un suo punto di vista. Dopodiché ci sarà la presentazione dei lavori dei ragazzi che hanno lavorato anche stanotte per diciamo, presentarci il loro lavoro e le conclusioni dell'assessore Barbanente, e poi vorremmo allora consegnare a tutti quanti i ragazzi un attestato di partecipazione. Ultima cosa, vi chiediamo a tutti voi che avete partecipato un biglietto anonimo in cui vorremmo sapere che cosa avete imparato da questi 2 giorni, che cosa vi è rimasto, insomma le vostre impressioni, perché poi ci sembra utile avere anche no, un feedback di ritorno. Quindi grazie a tutti, lascio la parola all'assessore Minervini. Grazie, grazie anche dell'invito a condividere con voi almeno questo momento iniziale. Pochissime riflessioni, no, non voglio fare il saluto formale, ecco. Voglio provare ad entrare un po' in sintonia con il vostro ragionamento e con l'esperienza soprattutto. La prima riflessione che vorrei fare è sul contenuto e sul contenitore nel quale state svolgendo questa esperienza. Il contenitore è il laboratorio urbano di Bari, l'officina degli esordi del comune di Bari, e esso stesso un esempio appunto di riuso di uno spazio urbano, e questo era un silos, un parcheggio largamente inutilizzato perché probabilmente progettato in maniera non corrispondente ai bisogni di questo quartiere,
e che ad un certo punto, grazie ad una politica attivata dalla Regione Puglia che ha promosso questo lavoro di censimento e di riprogettazione degli spazi urbani non più utilizzati, per farli diventare luoghi contenitori di creatività giovanile, attraverso questo processo è venuta fuori l'idea di trasformare questa piastra in un laboratorio urbano che sta ospitando esperienze come questa. Si è appena aperto da un mese, è stato progettato in modo assolutamente tradizionale, tutta una serie di limiti di progettazione però stanno consentendo il completamento degli interventi attraverso un processo molto creativo, ecco, di progettazione condivisa, di progettazione allargata, partecipata, perché avete visto un po' uno spazio che attraverso interventi low cost continua a vivere, continua ad arredarsi, continua ad attrezzarsi anche attraverso le esperienze che voi state facendo. Insomma, man mano che si svolgono delle esperienze si sedimentano qui tracce appunto del percorso che viene vissuto. Io penso che questo sia un contenitore di straordinarie potenzialità, eccezionali potenzialità, uno spazio di 1700 metri quadrati che, se fosse vissuto, che se i giovani di Bari se ne appropriassero, dal mio punto di vista potrebbe diventare la grande bomba sociale di cui Bari ha bisogno per poter innescare processi di cambiamento profondo. Cioè, qui si può sognare quello che Bari può diventare, non com'è ma come potrebbe diventare. Gli spazi ci sono un sacco di infrastrutture, ci sono un sacco di opportunità ed è uno spazio vostro, soprattutto dei giovani. La seconda annotazione è sul contenuto. Questo è un laboratorio dal basso, cosiddetto. Anche questa è una sperimentazione molto innovativa e molto ardita, azzardata, che abbiamo messo in campo come politica giovanile, come Regione Puglia, come governo regionale. E perché rovescia proprio il paradigma. Non so se avete realizzato l'azzardo che c'è dietro questa sperimentazione. Abbiamo tolto di mezzo tutte le intermediazioni degli enti di formazione professionale, ai quali tradizionalmente veniva delegata la proposta formativa. Abbiamo detto ai giovani, ai ragazzi: tirate fuori il vostro fabbisogno di affinamento delle conoscenze e delle competenze, costruiamo insieme una cassetta degli attrezzi attraverso i quali si può dar forma a quel fabbisogno, dal basso in modo diretto, partecipato, condiviso, senza alcuna forma di intermediazione. Abbiamo disintermediato anche la formazione professionale, con straordinari risultati, di cui io penso che anche l'esperienza che voi state portando avanti è una prova abbastanza eloquente. E ne cito solamente due. Il primo è che immaginate se un ente di formazione professionale sarebbe mai giunto ad ipotizzare questo parterre di ospiti. Professore di Harvard, una migliore esperienza europea, in termini di riqualificazione, insomma, saremmo rimasti a quel livello lì, anche se l'ente fosse stata l'università, nel senso che molto spesso lì dentro in maniera introversa si riciclano un po' i docenti universitari piuttosto che aprire la finestra sul mondo, no? Solo così si sono messe a valore, ecco, le reti di relazioni e di conoscenze che ciascuno di noi, ciascuno di voi possiede, ed è diventato uno straordinario patrimonio di conoscenze che si è allargato in maniera dismisura. Vi assicuro che tutti i laboratori urbani hanno questo carattere, Stiamo ai massimi livelli proprio di qualità dell'offerta, di qualità delle esperienze, di qualità anche dei percorsi. L'altro obiettivo mica da poco che abbiamo raggiunto è che questa roba qui costa nulla rispetto alla formazione tradizionale. Abbiamo fatto il calcolo, circa un terzo, bene, il 70% di meno, perché appunto crea economie tra le relazioni, tra le conoscenze, anche all'interno della disponibilità di mettersi in gioco e di fare delle belle cose insieme. Ecco, questo è il contenitore, il contenuto. Adesso fatemi dire qualcosa invece sul tema, perché anche sul tema ci sono delle corde che toccate, che mi sono molto vicine. Vedete, qui accanto stiamo facendo un'esperienza per molti versi simile. Abbiamo provato a mettere insieme, stiamo provando perché questa mattina si conclude, a mettere insieme quelle che in Puglia stanno facendo delle cose.
quelle che in Puglia stanno provando a battere le strade dell'innovazione, del cambiamento, che invece di fermarsi a recriminare sulle cose che non vanno, sono riboccati le maniche, hanno aguzzato l'ingegno e stanno provando a fare cambiamento lì dove stanno, no? Nei diversi ambiti, cambiamento sociale, cambiamento economico, cambiamento anche in termini di capacità di valorizzazione del territorio e di recupero e di riqualificazione degli spazi pubblici, il tema appunto che voi state trattando. Io penso che quello che voi state trattando è il tema, è in fondo davvero il tema cruciale. E vedo sullo sfondo, cioè, di questo tempo che sta cambiando, di un mondo che sta morendo, di un altro che ne sta nascendo, no? Vedo sullo sfondo due sfide straordinarie che stanno entrambe conficcate proprio nella riflessione, nella esperienza che state portando avanti. La prima sfida è c'è poco da fare nel mondo nuovo che nei prossimi 15 anni, 20 anni, 25 anni, nella vostra vita, diciamo, abiterete, è un mondo nel quale io penso la centralità sarà trasferita dal valore dell'individuo al valore della comunità. È un mondo nel quale entreremo solo nella misura in cui riscopriremo il valore del legame con gli altri, il valore del legame comunitario, no? Il fare comunità diventa, dal mio punto di vista, centrale per tutte le politiche, soprattutto quelle appunto di costruzione delle città. E di questo voi state parlando, insomma. Come attraverso politiche di riqualificazione si ricuciono i legami fratturati tra le persone e gli spazi pubblici e quindi tra le persone e la dimensione comunitaria. E io penso che questa sia la sfida, come ricucire questo legame e come fare in modo che le persone si sentano parte di uno spazio perché parte di una comunità. Nella misura in cui si riscopre questo legame, si riscopre anche l'appartenenza, il senso dell'identità ad uno spazio pubblico. E questo c'è poco da fare. È possibile solo se si convocano le persone alla costruzione dello spazio, alla costruzione della comunità. La comunità non si dà per decreto, si dà, diciamo, attraverso una esperienza di bisogno dell'altro che concretamente, diciamo, si convoca a fare. Ecco perché tutte le politiche urbanistiche stanno acquisendo questo carattere intrinsecamente partecipato, condiviso, allargato. Non possono essere più, cioè, delegate a saperi tecnici che dall'alto decidono come organizzare uno spazio pubblico. E, morale, non si tratta di una scelta opzionale, si tratta di una strada obbligata dal mio punto di vista. Insomma, o si fa così o le città sempre più si disgregheranno, diventeranno spazi inospitali dove le persone vedranno abbassare progressivamente la qualità della propria vita. Soprattutto in una fase di crisi si sentiranno sempre più sole e sempre più vulnerabili, questo è il punto. La seconda riflessione, e poi chiudo su questo, è che per riappropriarsi dello spazio attraverso un'esperienza sociale c'è bisogno di cambiare i punti di vista. Io penso che tutti i processi sociali di coinvolgimento, di partecipazione, sono processi creativi che vanno oltre l'esistente, che ti conducono ad approdi assolutamente inusitati, come quello appunto che immagino tra poco vi racconteranno di Copenaghen, no? Un approdo assolutamente imprevedibile. Io penso che il tempo di crisi che viviamo chiede proprio questo, chiede di andare oltre l'esistente, di osare, di azzardare anche una dislocazione del punto di osservazione così eccentrica di apparire illogica, di apparire eccessiva. Io penso che abbiamo bisogno di questo. Ecco, creatività significa aprirsi all'inusitato, all'inedito. Non alla riproduzione di ciò che già conosciamo, dell'edito, ma all'inedito. E in questo senso io vorrei che foste consapevoli che l'esperienza non ha solo un valore tecnico, nel senso proprio squisitamente professionale, ha un valore molto più ampio. Questa esperienza che state portando avanti è, diciamo, in qualche modo il sintomo di un cambiamento più grande, che insieme politico ma anche culturale. Vorrei che vi sentiste parte di questo cammino, diciamo, più ampio,
che in tanti stiamo portando avanti, state portando avanti. In questo senso, buon lavoro. Ecco, io adesso darei la parola a Martin per appunto un suo pensiero su questa esperienza e su questi luoghi anche. Ok. Yeah, I'm going to speak in English, so I hope that's okay. I try to speak a bit slower than yesterday, so I might be able to be understood without translation. Yeah, what can I say? In the end, it's... Okay, is this working? Okay. In the end, I can just do a little bit of association after these 2 days. And I've never been to Bari before. And my impressions of the city itself, I would say, are, to start with, incredibly positive. It's a very beautiful, very well-kept little town with a lot of quite impressive pieces of architecture and a very, very strict and interesting urban fabric that you don't see that much in the end. Many cities always been working with their fabric not in such a strict way. And maybe taking some of the thoughts of the person speaking before me, the idea that there is a container and there is a content, I would say that the container is there and that the container of the city is incredibly strong. So you have a structure that is incredibly valuable and that you have to fill with new uses. So actually it's not such a difficult task. If I compare it with many other places I work, in which there is no content and no container, you know. So at least I think you have a very, very, very valuable and very beautiful container. A container, and that's also something for me coming from Germany, that really took generations to grow, you know. I mean, the castle done by Frederick II, it's 1100, I think, is this right? So it's a very old structure that didn't happen like an instant soup, but like a very good wine, it took time to develop. And in that context, I would like to use the word culture, and because I am a landscape architect, and I was talking about that yesterday in my presentation, that gardens have a lot to do with cultivation, and cities also have to do with cultivation. And that's something that, for example, in Germany, we have difficulties to deal with the issue. We like to have the things immediately, you know? So like when we call your president, we say, you have to save money now. We can't wait 1,000 years to make your country work. So we want immediate results. And so when it comes to make cars, or maybe to make money, this is a good strategy. When it comes to make cities, I think that the Italian strategy of a long time frame is much, much better and creates much nicer and better cities. I do believe that. Coming back to your kind of political situation, I think it's always good to have civic activism in any kind. So I think that's really something that is very valuable, and it's great, and you should be also very happy that you kind of people are in this city and are interested and motivated in your city. Because many people also, when they see a situation not working, they just look to go somewhere else. I mean, nowadays, as we know, it's quite easy to move, and that's the reason you all should learn English, because it might nevertheless be necessary. But that's another issue. It's good that you try, that even if you think, you know, many situations are kind of hopeless. You feel like, I mean, look at Italy. It's unchangeable, you would think. And it's true, I must admit, too. But it's good to try, you know, because just the way of trying is going to make a difference, even if the difference is, in the end, kind of small. So I have a lot of respect for you just giving your time and your energy to this process of discussion, because this is, for me, when I'm talking about culture, this is exactly culture, is to cultivate discussion, to cultivate situations around a city instead of just trying to solve things. And obviously cultivation is always easier in economic difficult times, because if the pressure of money is there, there is no cultivation, because the money wants to find its place also fast.
and wants to give profit fast. So you are in a good situation in the end, in your crisis that in the end in Italy is going on since the 60s, I would say. So it's nothing new for you to be in a crisis, I would say. So it's different for Spain or for other places. So it's a constant situation of not being clearly really a developed place, but also not a poor place. And this kind of in-betweenness is also maybe this project. This project speaks about the situation. This factory has been closed in the 1970s, and since then it was not able to be developed in one way. And one could criticize that and say, why do you do things halfway? How can it be that you have a market and a ruin in the same time? One can be very critical about that. But also one could say, exactly that is what makes the quality of places like that and what we admire when we come from Germany. This kind of not having to have a kind of a final solution for places, but accepting an in-betweenness of situations, something that is not clearly defined, that can be a ruin in a market. I think, to tell you the truth, the quality of the place couldn't be much better. I mean, just morphologically, okay? I think it's good and it would be good to be further developed, but if you develop this place further, it would be interesting if it is possible to keep this kind of tension of something that is not really finished, that is kind of on its way and it's not necessary to be defined. Because one thing that Italy has, and that I would say it's rather negative from my point of view, it's stiffness in the end, you know, not being able to accept these in-betweennesses. Nevertheless, even if they are an immanent part of your culture, it's something that you can't deal with, you know. You want things to be really ordered and systematic in the end, and you don't accept this kind of situation. It seems contradictory, but in the end it's dialectical. So your society is incredibly stiff. Your cities seem to be incredibly flexible and relaxed somehow, but your society could be much more stiff, much more authoritarian, much more dividing. Of any societies I do know in Europe, I must say. So the possibilities of movement in the society are very small. So this a project like that, maybe rather than being an architectural project, could help to give space for this flow, I think, and to this stiffness, some social things. So, having said all that, I think that you know, there is always also an economy of doing things. We spoke yesterday about strategies. So, good strategies are also always economic strategies. Economic strategies that doesn't mean that they have to produce money. They have to be easy to do. As we all said yesterday, using misunderstandings, obviously, as well, we said all the people from the Mediterranean, that's what we think in Germany, are lazy. Okay? That's the reason your cities look good. But laziness is actually a good attitude because it makes you more economic. That seems the decisions you take are the easiest to be taken. The easiest decisions are also the shortest and actually economically the most intelligent, if you think about them like that. So for me, in that case of the factory, the question would be, what would be the easiest and most simple way to deal with this space? And I think that you already this space has already a participation system, having small businesses with this market. I think this is wonderful, couldn't be better. I don't think that any architect could do that better. The question is if it's possible to transport these qualities from the ground floor and starting to invade, but very, very softly and in small steps, the upper floors, reactivating maybe the cinema. But I don't think that it needs too much. You know, when architects on the other side think too much, we tend to destroy qualities too, you know? So so that I think we should be very careful about. So thank you very much for having had me here. It was an interesting experience. Grazie Martin. Io vorrei chiedere ad Angela, visto che Martin sta per andare via perché ha un aereo e quindi deve rientrare in Germania, se sulla scia di quello che lui ha detto tu hai delle suggestioni da condividere in modo da, insomma, parlare insieme, anche se per poco tempo. So I should speak English. Oh, okay, thank you. In order to interrupt, if you don't. Very much, yeah, that's great. You will understand me because my English is very Italian, so very good. And I hope you will understand me. I agree very much because I'm
sure that we have a very important architecture in our towns. Mm-hmm. We have old towns, we have especially in the old part of our parts of our towns. And we really need to change our perspective, not to make big restorations, spending a lot of money, and then deciding what will we do with that we restored. Mm-hmm. This is what happened typically in Italy. Then we have buildings that ask for contents, mm-hmm. restored buildings that ask for something that can make them not empty. There is a tradition in our country not to think about management, not to think about the way in which this restored building can be reused. So I think that also the financial crisis of our public authorities, that is not necessarily a crisis that affects all social levels, classes of our country, asks for a different, a very different perspective. And your suggestion help us to understand that this is not only compulsory because of the economic crisis, but can be a big opportunity. Definitely. The opportunity is to reverse the point of view. Start from the activities. Start from light and let me say, uncertainty. Yeah, that's a good word. About the future of a building, mm-hmm. can be openness towards different possibilities. And in a society that changes a lot, as far as people involved are concerned, think of the immigrants that we have in the area around the Manifattura dei Tabacchi. Think of the potentials of these people in the field of commercial activities, for business. And so the uncertain destiny of this building can be an opportunity. So I agree very much, and this affects not only buildings but also open spaces in the city. Let's reverse the point of view. Don't start from the final destination, but put in the building and the open spaces seeds. Yes, seeds. That's very nice. Seeds. This helps me. That can grow with the help of our cultivation, but that have also a sort of autonomous dynamic. No. Don't conclude the work in now, I think, also because we are not very good in this. Probably in Germany you are much better. Think to this building. This building should be finished. And if you make an error when you build a
a building like this, when you rebuild, when you restore or rehabilitate a building like this and you make some errors, big errors, you waste money and you limit the possibility to use it. So that's better to not to finish too much, but to make the use finish in during the time, a long time, the building itself. I think this is a perspective that helps us also to avoid leaving the financial cuts not as a problem but as an opportunity. And for politicians, often cuts of financial resources are alibi. How do you translate? Alibi. Alibi. Are alibi to not to do anything, so, and not to open spaces to bottom-up experiences. So I'm really glad that this perspective is put in this workshop on Manifattura dei Tabacchi, because on Manifattura dei Tabacchi we had in the past always a very different perspective, the perspective of compatibility between is that destination compatible with another destination, as the different uses were not integrable or mutual exclusive. And this is, I think, not also in the spirit of that building, because that building was a very important industry in the town that was able to interact strictly with the residential part of the same neighborhood. So very, very interesting approach, not easy to put in practice because of cultural reasons, not because of other kinds of reasons, but only because of cultural reasons. And we are here to change culture. Very good. So I think I should also talk in English for respect and also for continuation. So first of all, we don't want to talk the whole morning. We want also to show something about our workshop of these 2 days. But before to start, I want to just a little bit make you understand how we managed to work with the students. So I want to say especially 2 things. The 2 main reasons why we did this workshop. First of all, I want to thank all the students and not students, young architects that came, and they make a big effort during these 2 days, working only in 2 afternoons. They try to develop a project, and they was working also tonight. So as we said in the beginning, so the first thanks comes to the students. But the main point is that they was facing something very new for them. I mean, was not really an easy approach for the students, because as you said, I really appreciate the sensibility of the administration and about this kind of topic, but was not really easy for the students to understand a different approach to the problem, a different approach to public space, to buildings, and to everything that belongs to city.
Because sometimes this cultural situation in Italy forces you to think a little bit like a horse that has this kind of things on the eye, and they don't see the effect of your of when you do something in the city. So sometimes they are used to think, what can this Manifattura Tabacchi be? As you said, don't think too much to the end. So they were suddenly put in front of a different method, a different methodology. So they, for example, I want to just to let you know, they was asked to think in a few minutes, just in half an hour, 50 words, every group, to something that trigger a new imagination of the space. What this can be, what is the feeling, the energy of this space, something that gives them the opportunity to just disconnect a little bit their mind to what it will contain, but just start thinking, as you said, putting a seed. So every group has to put 50 seeds on the floor. And then they went for 1 hour there. It was and they make interview to people. Then they come back to the place. I mean, there was a very interaction and a new method that they was facing. And they had a really nice and good response to this methodology. And this is the reason why I really thank also the guest for this, because it was something that we cannot teach. I mean, we need someone that already uses this kind of technique that can teach us, and was a good opportunity also for us, for the association that organized this workshop, to understand a different point of view, because a lot of people think they have the solution, they know how to do, but we never stop learning how to do. And so this is the first important thing I wanted to say about this workshop. And the second thing, it's more a little bit more pragmatic reason, because we want to, this is also why we invite the administration, that we start thinking about this place. We start thinking about public space, but we also want to show that when we talk about participation, sometimes we think that it's just, okay, let's share with the other my opinion. But this is not participation. It's, I let you know what I think. For us, we want to experiment this new participation. I mean, also this workshop is participation. We put inside in this container, in this case, in the Manifattura Tabacchi, a new point of view, a point of view of someone that really doesn't know neither body what how it's working. So he's not really touched inside some problems that normally belongs to people that living there. Because if you ask to someone, what do you need? They always need the same thing. Green, money and things. I mean, they always need the same thing. So why we have to do participation if I know the answer? So also this moment now, in this moment is participation, because we are moving on more levels. We are moving with people. So Laboratori del Basso, it means also we work with the down level of the people. We work with the high level of the administration, with someone that takes decision, and we work with the high level of professionals that know what experience and what are the mistakes you should not do, or maybe I did, so I teach you how to manage these problems. And for us, this should be a little bit participation when we talk about transformation of the public space, because we confuse the public with something that is just a place to cross. We have to understand again the meaning of public. Public means of everybody, so everybody has to take a decision, and everybody means also someone that is not only the neighborhood, the whole city should own again the public space. So this is a new method for the students, and so I don't want to lose time because I want they show the project, but I really want to thank this opportunity to start a new different methodology of participation that we think it's the most important thing. Thank you. Thank you to the students. Oh, sorry, excuse me. Aspetta che non va però. Devi usare nuove risultati.
Sorry. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato ad essere social, e quindi non abbiamo grandi presentazioni, PowerPoint, ma abbiamo dei tweet. Cioè abbiamo chiesto ai ragazzi, ad ogni gruppo, di produrre un tweet, quindi un 140 caratteri e con un file allegato che potesse essere, diciamo, condivisibile facilmente, che diciamo, raccontasse un po' quella che era la loro prima impressione, i primi spunti, diciamo, di progetto. Spunti che non sono sempre legati a nuovi usi o a nuove funzioni, ma spesso sono legati anche a strategie per il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione, quindi degli abitanti. Quindi provando a mettere insieme, diciamo, tutti questi file sotto questa tag, sotto questo hashtag Mantaba che abbiamo creato, diciamo, abbiamo provato a costruire questo puzzle di idee. E io adesso, diciamo, scorrendo la pagina dell'hashtag, inviterei, diciamo, qualcuno a venire qui a raccontare. Vediamo, cominciamo dai primi. Paolo Mossa. No, questo è torto. Pardon. Di interagire non più con la carta, con il metodo. Scusate, prima di iniziare, per non interrompere il lavoro dei ragazzi e per non interrompere le loro presentazioni, io vorrei salutare Martin, che fra un po' sarà costretto a lasciarci, anche se non vuole. E, insomma, gli vorrei dire grazie per essere venuto, gli vorrei dire grazie per questa esperienza che è stata per noi e credo per tutti un'esperienza professionale importante, ma anche umana molto importante. E io spero di poterlo riavere di nuovo con noi, faremo di tutto per trovare nuove opportunità da condividere. Io, insomma, gli farei un applauso per ringraziarlo veramente di tutto. Grazie ancora. Ragazzi, è tutto vostro lo spazio. Okay. Grazie. Allora, l'idea era quella, appunto, di creare, a partire da un tweet, una campagna virale che potesse raggiungere il maggior numero di persone possibile. Per cui abbiamo cercato, appunto, nei 140 caratteri di Twitter di associare ad alcuni concetti un'immagine, prendendo anche spunto da quello che vediamo un po' oggi nelle pubblicità, quindi ad esempio la pubblicità della Coca-Cola, quella di associare un nome ad un oggetto, in questo caso ad quello che per noi è un pezzo di città, un monumento. Abbiamo preso spunto, abbiamo preso come riferimento, appunto, alla ciminiera della manifattura tabacchi, che è l'elemento forse più iconico di questa architettura. Perciò il concetto era quello di risvegliare, appunto, un senso di appartenenza del quartiere, della città in generale, nei confronti di questo monumento, e di creare, appunto, una reazione a catena che potesse portare da questo tweet, dando un appuntamento e chiedendo, appunto, ai cittadini: avete mai adottato un pezzo di città? Se siete interessati, appunto, ci incontriamo il 2 dicembre 2013 alle ore 10 alla manifattura tabacchi. E quindi creare poi una reazione a catena che, tramite un flash mob, potesse poi portare ad un crowdfunding, cioè a un finanziamento dal basso. L'idea era quella di coinvolgere la cittadinanza, chiedendogli, appunto, se fossero interessati a noleggiare, magari ad affittare degli spazi di questo edificio per poi autogestirli, sempre dietro magari una guida. E per cui il fine ultimo, diciamo, poi pragmaticamente, è quello di autofinanziare un restauro, perché ovviamente molte parti di questo edificio non sono fruibili se non vengono prima ristrutturate, restaurate.
quindi il fine era appunto quello di permettere questa iniziativa di autofinanziarsi. Per cui appunto tutto questo parte da un'indagine fatta il giorno prima, secondo la quale l'edificio è talmente grande rispetto al contesto in cui si trova, rispetto al quartiere, rispetto alla città in generale, che probabilmente, almeno secondo la nostra opinione, un'unica funzione sarebbe stata impossibile appunto da realizzare, sproporzionata, ad esempio una pinacoteca, cioè sarebbe stato come inserire un Louvre all'interno del quartiere di Libertà della città di Bari, sarebbe stato qualcosa di sproporzionato, un museo, qualsiasi altra cosa. Per cui l'idea era quella che potesse essere un unico contenitore eterogeneo, sì, pieno di diverse funzioni che poi potessero anche adattarsi alle esigenze della cittadinanza, quindi non so, laboratori di musica, d'arte, anche magari connettendosi a quelle che sono le emergenze che si trovano in prossimità appunto dell'edificio, come il conservatorio o l'Ateneo, che si trova esattamente in asse, o uffici a servizio del tribunale. Insomma, l'idea di fondo, il fine ultimo, ovviamente non era impossibile definirlo in questa sessione, però l'idea era quella appunto di un contenitore, di una scatola. Infatti nella nostra indagine, senza appunto riferirci all'edificio in particolare, chiedevamo ai cittadini: cosa vorreste inserire in una scatola, cosa pensate che questo quartiere, diciamo, anche questo quartiere manchi. Diciamo che oltre agli spunti che abbiamo cercato di dare noi, perché ovviamente sarebbe stato troppo generico chiedere così senza dare un riferimento, ovviamente noi gli abbiamo presentato un range, diciamo, di possibilità. Sono venute fuori anche degli spunti interessanti, come ovviamente il problema della sicurezza, che noi non avevamo considerato, perché comunque come la si può adattare ad un edificio? Però è un problema che la cittadinanza, gli abitanti del quartiere hanno posto in essere. Per cui diciamo, l'idea è quella di trovare spunti tramite un flash mob, un incontro, che poi possono portare ad un coinvolgimento della cittadinanza anche dal punto di vista economico, che consenta di un intervento di restauro, di autofinanziarsi per poi poter dare degli spazi da autogestire, sempre ovviamente seguendo una guida appunto dell'amministrazione, insomma, di chi per loro. Questa era l'idea di base. Grazie. Scusate, giusto per consiglio di entrare nello spirito del tweet. Il tweet è 140 caratteri, una immagine. Essere accompagnato da 10 minuti di spiegazione, forse un po' in contrasto, forse ci vorrebbe proprio questa assimilazione del concetto di tweet, di questa è la mia energia, come se avessi una piccola, diciamo, esplosione di idee da dire in un minuto, con 140 caratteri è un'immagine, giusto per rimanere nello spirito del workshop. Non è, diciamo, finito, oggi alle 12 finisce, quindi stiamo ancora imparando a lavorare. Teresa? Prenditi cura di me e sarò tua. Però cedo la parola a lui. Sì, saremo brevissimi. Prima di parlare del tweet, noi volevamo segnalarvi la nuova pagina Facebook, la manifattura che vorrei, che accoglie tutte le varie etnie del quartiere Libertà, quindi se volete andare a visitarla potete proporre anche le vostre idee. Adesso inizierà il tweet. Non so, volevo far vedere prima il video e poi diciamo proprio il tweet. Tanto era solo musica.
Se vuoi nel frattempo per noi. Vabbè, tanto è andato. Vai. In due battute, il concetto su cui abbiamo lavorato è quello appunto del parassita, questo luogo che è una parte rudere che è chiusa da quasi 40 anni e quindi è come se il quartiere Libertà voglia riprendersi quello che, di cui è stato privato. E quindi in maniera parassitaria la popolazione del quartiere si riappropria di questi spazi attraverso forme di autorecupero, di banca del tempo, no? Quindi mettere a propria disposizione il tempo per uno scambio di competenze e quindi andare ad incrementare anche la coesione sociale. Avete visto una spugna, perché praticamente noi abbiamo visto la manifattura tabacchi come una spugna, quindi assorbe il lavoro, assorbe tutte le capacità delle persone per poi rilasciare una serie di servizi e di migliorie a tutto il quartiere, nonché alla città. Giorgia! Grazie mille. Faccio sintetica. Che sta succedendo? Quello col cane. Sì, ma puoi aprire la foto. Fate voi. C'è il sottolineo. E poi apriamo il video da un'altra parte. Intanto non parte subito, se ci clicchi sopra. Ok. Aspettiamo. Sì. L'hai messo in privato. Vai a mettere, si può mettere dal tuo computer la visualizzazione. Che il video è privato. Ah, il video è privato, devi entrare col tuo account? Sì, ma magari non lo proiettiamo. Vabbè, no, allora no, sì. Mentre parli, sì. Allora saremo, diciamo, appunto sintetici, nel senso. Cazzo, andate. Vai,
diciamo, noi abbiamo lavorato partendo da quello che già c'era. Quando abbiamo iniziato il nostro percorso appunto di pensiero, siamo partiti da quello che già c'era, cioè il mercato, che ad oggi è un punto di unione per la comunità. E quindi dall'idea che appunto nel mercato ci mettono, cioè le persone ci mettono le mani, nel senso è con le mani che quel mercato va avanti, di persone che appunto giorno dopo giorno stanno lì, comprano, commerciano, scambiano, modificano, diciamo, da lì siamo partiti per pensare a quello che ci poteva stare, per cui anche con gli spunti avuti dai, appunto dai docenti, eravamo arrivati alla conclusione che questa diciamo, potenzialità che già c'è del mercato potesse evolversi in un'idea di produzione manuale, che poi potesse diciamo, passare attraverso livelli. Il primo, quello più intuitivo, quello più immediato, è il livello appunto della produzione del cibo. Cioè ad oggi su Bari funziona molto Italy, ma è sempre un cibo che non vediamo quando lo preparano. Invece un luogo in cui potessimo vedere come, cioè vedere la produzione del cibo che è a chilometro zero perché arriva dal mercato, e quindi che potesse essere sia il cibo tradizionale che il cibo preparato dalle comunità multietniche che lì vicino vivono. E poi diciamo questo concetto di mani che quindi potesse passare anche nella produzione di oggetti, di oggetti fatti, e quindi un commercio di oggetti, di prodotti. Il tweet diciamo nasce da quest'idea appunto della manualità, della realtà che può appunto essere presa dalle mani, e cerca di diciamo di stimolare, non lo so, la popolazione a pensare a quello che si fa con le mani, a quello che vorremmo fare con le nostre mani, e potrebbe essere portato all'interno di questo appunto contenitore, se vogliamo chiamarlo contenitore. Quindi il video si spiegherà. Sì, un po' breve il video, però sono 10 secondi. Brevissimo. Per cui infine abbiamo invitato tutti a questo nuovo spunto, che è un digital contest, per cui tutti quanti avrebbero dovuto mettere le mani, postare la loro foto con il loro desiderio, e quindi questa è la nostra idea di partecipazione condivisa e reale. Sì, sì, certo, è un contest praticamente. Scorri giù. Amazon. Ragazzi, dove sono i vostri tweet? Avete barato. Senti, e qual è il vostro account? Ancora ho sbagliato l'hashtag. Qual è il vostro account? Come si chiama? Lo cerchiamo dall'account. Dovrebbe essere Gabriella Azzolini. Come? Gabriella Azzolini. Chiocciola Gabriella Azzolini. Personaggi come la tecnologia. Non esisti. Noi abbiamo utilizzato una citazione di De André per in realtà come metafora, nel senso, tenendo presente che comunque gli attori principali di questa nuova
nuovo atteggiamento, saranno sempre i cittadini e per noi comunque rimarrà sempre il comune o comunque la regione, cambiare un po' un approccio, quindi passare dall'essere diamanti a diventare letame, nel senso sporcarsi le mani per cercare di costruire qualcosa. E faccio un esempio e chiudo, in maniera tale da essere coerente con la rapidità del tweet. Abbiamo pensato a uno scambio di servizi che può cominciare anche dalla disponibilità del comune e della regione di offrire servizi per riceverne. Per esempio, utilizzare la costruzione del cittadino, insomma, tipo amore per il quartiere, portare rifiuti all'interno del mercato e avere in cambio biglietti per i trasporti pubblici, per esempio. E questo è solo un esempio, insomma, per creare una nuova economia, in maniera tale che il cittadino sia di servizio al comune e lo alleggerisca ad alcuni costi e che in cambio abbia la possibilità di vivere il territorio. Fermo restando che partirà tutto dall'unica attività attualmente pulsante all'interno della struttura che è il mercato, quindi utilizzando sicuramente il materiale di rifiuto che nasce da questa attività anche per arredare, perché non sto qua a spiegarvi perché basta, e questo è il nostro grazie. Chi manca? Ok, come faccio a trovarvi? Pietro, prima scrivere Pietro. Sta caldo Luis, L-U-I-S. Luis? Così? No, vieni tu, vieni tu, vieni tu. Io no, no. E come fai a essere? È scritto in spagnolo? No, no, non so. Non sei. Sì, sì. Vabbè, l'avete messo anche su YouTube. Ma scusa, non avete un account? Come si chiama l'account? Entra con tuo account. Quanti altri mancano alla presentazione? Noi. Uno? Due. Okay. Prova a scrivere chiocciola. No. Luis. Se chiocciola Luis. Chiocciola Luis. Muovendo. Ah, è difficile da trovare. Luis. No, Pietro, Pietro. Pure qua c'è l'uovo. No, è quella di default. Adesso non so fatto. No, si sono sforzati a farsi l'account apposta, quindi. Va bene, posso lo ve lo gestite, lo mando. Va bene. Cioè noi vorremmo iniziare a far vedere. L'audio. Sì.
A noi si sente. Vuole farlo. Vabbè, attacchiamo il computer loro. No, vabbè, dai. Prendi il computer, mettiamo il suo contemporaneo. Prendete e passate il file, nel frattempo presentano gli altri. Sì. Ok, allora, voi. Vediamo se ci vedono noi. Sì, lo stacchiamo. Allora, voi dove vi dobbiamo cercare invece? Simone. Dunque, siamo il gruppo Talleres, che in spagnolo significa laboratorio, un laboratorio artigianale. Questo perché abbiamo lavorato con due ragazze spagnole della facoltà di architettura e in questa immagine c'è uno slogan, che è un messaggio, uno stimolo da lanciare a tutti i baresi, quindi sia i baresi autoctoni che gli immigrati, che devono essere riconosciuti come italiani e in particolar modo come baresi. E appunto il messaggio è «Nam velim mortorie, tem bara et te aperd», perché abbiamo pensato che la principale vocazione di questo spazio è proprio quello di un luogo dell'apprendere, uno spazio, cioè dei luoghi dove poter apprendere, dove poter scambiare, cioè dei talleres multiculturali, multietnici e intergenerazionali. E, non velim mortori perché questa ex manifattura dei tabacchi è un mortorio, cioè è monofunzionale, funziona ad ore fisse e solo in alcune ore del giorno e nella parte restante della giornata è morta. E quindi vogliamo introdurre nuove attività della produzione principalmente culturale, ma anche altre attività, però favorendo appunto dei processi economici informali, cioè favorire cioè delle attività spontanee e quindi, come suggeriva Martin Rencano, procedere per passi. Che altro dire? Ti ambara e ti aperd, perché appunto c'è una sorta di gratuiti, cioè di gesto gratuito, quasi amorevole, come un gesto materno, per poi appunto non volere niente in cambio e portare questo sapere in tutta la città. Questo è il messaggio, credo che sia abbastanza sintetico e chiaro. Noi vorremmo iniziare facendovi vedere quello che abbiamo prodotto, sperando che sia chiaro.
Noi con questo video abbiamo voluto dare un input alla popolazione di ciò che si poteva fare attraverso degli interventi a costo zero, attraverso delle piccole azioni, in questo caso con l'utilizzo della musica, per rivitalizzare quegli spazi vuoti. Un intervento che sia comunque removibile, che non costa nulla, quindi assolutamente semplice, che tutti quanti possono fare e far suonare il vuoto. Non ci sono altri gruppi, vero? No. Allora, come vede, ce n'è un altro? Ah, perché infatti? Ah, infatti. Perché mi avete detto questo? Mi mancava. Scusatemi, ma... No, no. Dove siete? Ah, infatti, sono su quello. Ah. Ovviamente intervenite, io sono molto breve, quindi se no. In maniera molto sintetica, in maniera molto sintetica ci siamo resi conto che molto spesso gli abitanti della zona non capiscono appieno le potenzialità di questo luogo, quindi con questo piccolo video abbiamo provato a cambiare il punto di vista per far capire quali sono le potenzialità e quindi attirare altre attività connesse con quelle del mercato. E far capire quanto possa essere conveniente stare in questo spazio sfruttando i servizi comuni nonché gli spazi comuni e quindi promuovere una sorta di autogestione partendo da un servizio che la struttura offre in sé proprio per gli spazi e per le sue potenzialità. Quindi, non so se...
Bene, io voglio solo aggiungere una cosa. Come vede, questo approccio allo spazio, al progetto di un luogo è stato vissuto in questi due giorni in una maniera molto diversa da quella a cui siamo abituati a vedere i progetti. Non c'è stata una pianta, non c'è stata una proposta di spazio architettonico, ma è stata una proposta di strategia, una proposta di come usare questo luogo, qualcosa che può succedere immediatamente senza aspettare risultati molto lunghi, anche perché uno dei grandi insegnamenti di questo workshop è stato, almeno adesso parlo anche dal mio punto di vista, che molto spesso è necessario lavorare immediatamente con delle strategie più che lavorare con un immaginario, uno scenario di spazio che sia poi magari così lontano nel tempo che quando ci arrivo magari il contesto che ha creato quello scenario è completamente cambiato, e quindi questo oggetto non avrò più la funzione che mi aspettavo all'inizio. Comunque io ne approfitto per ringraziare i ragazzi che sono stati veramente in gamba, bravi, e io vorrei che vi faceste un applauso anche da solo. Bravi, grazie. E grazie soprattutto e grazie soprattutto della partecipazione. Questi due giorni che sono stati molto intensi, molto pieni di emozioni. Appunto per questo vi chiedo di magari alla fine di consegnarci questo biglietto in cui ci raccontate quello che per voi è stato l'insegnamento, può essere di qualsiasi tipo, perché vogliamo anche trarre le conclusioni e capire quanto questo laboratorio dal basso poi sia stato in grado di restituire un insegnamento ai partecipanti. Non mi dilungo, vorrei passare la parola all'assessore Barbanente per le conclusioni e le considerazioni su questo lavoro. Grazie. Beh, conclusioni non possono essere, perché io credo che debba essere questa giornata, non in modo rituale, l'inizio di un percorso, io davvero mi auguro. Un percorso che rivitalizzi il luogo in cui come noi siamo oggi, considerandolo uno spazio aperto a tutti coloro i quali l'hanno frequentato in questi giorni, che sia l'inizio per tutti voi che avete partecipato a questo workshop. E io veramente ringrazio di cuore gli organizzatori, chi è le organizzatrici, chi ha organizzato questo workshop, perché ci aiuta a ripensare in modo radicale la maniera nella quale la pubblica amministrazione si relaziona agli spazi pubblici. Io voglio sottolineare questo aspetto. Non so se voi sapete, ma noi abbiamo bandito con l'assessorato alla qualità del territorio, che è affidato alla mia responsabilità, e in particolare col servizio politiche abitative, un bando pubblico, mettendo a disposizione delle amministrazioni comunali delle risorse per riqualificare gli spazi pubblici, in particolare nelle zone di edilizia residenziale pubblica, quindi nei quartieri di 167 oppure quelli più storici, in a casa, eccetera. E gli elementi innovativi di questo avviso pubblico consistevano, tra l'altro, oltre all'approccio ovviamente basato sulla considerazione dell'ambiente urbano come una grande potenzialità, l'approccio ecologico, eccetera, c'erano due innovazioni alle quali noi tenevamo molto. La prima innovazione, basso costo, non solo di realizzazione ma anche di gestione, possibilità di prevedere forme di automanutenzione, autorecupero da parte degli abitanti, non solo
nella prospettiva di un risparmio economico, ma nella prospettiva di una riappropriazione dello spazio pubblico, visto come un luogo che è affidato alla cura di tutti noi e soprattutto di chi abita in quei luoghi. Cosa particolarmente importante, come voi sapete o potete immaginare, nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, no? Nei quali, a differenza di altri quartieri, ognuno non sceglie di andare ad abitare, ma è pescato da una graduatoria, e questo già ab origine incide sulla difficoltà di creare un senso di appartenenza al luogo. Inoltre sono di solito quartieri nei quali, per ritardi delle pubbliche amministrazioni, mancanza di fondi, solite cose, si è abituati a convivere con degli spazi abbandonati, degradati, inutilizzati, quindi non solo questo, come dire, effetto di deportazione, mettiamola così, questo effetto è aggravato dal fatto che questi spazi vengono abbandonati per lungo tempo. Quindi c'erano questi aspetti di innovazione. Naturalmente chiedevamo la partecipazione degli abitanti, e devo dire che i progetti che sono stati presentati sono terribilmente timidi da questo punto di vista. Voglio usare un termine garbato: sono terribilmente timidi, nel senso che tutto diciamo è incentrato sulla individuazione di materiali a basso costo, non cogliendo invece opportunità che possono venire, come dire, dal recupero, dal riciclo anche di materiali che sono in loco. Insomma, c'è uno scarso esercizio di creatività. Il progetto si fa nel solito modo, ma selezionando magari materiali che costano meno e che richiedono minore manutenzione. Quindi io credo che ci sia molto da lavorare in questo campo. Cambiare il punto di vista è quanto di più difficile si possa chiedere, soprattutto quando le nostre scuole, le nostre università, piuttosto che fornire punti di vista diversi, tendono ad essere imperniate su un unico punto di vista al quale poi tutti gli altri devono adattarsi. Quindi davvero una bella esperienza quella che voi avete fatto, che credo che noi dobbiamo cercare di realizzare ancora diciamo in altre occasioni, e che però abbiamo il dovere di non lasciare così, no? Allo stadio di semplice esperienza formativa. Vi ho voluto parlare di questo bando che ha approvato la Regione non più di un anno e mezzo fa, per evidenziare come questa strada non è una strada, come dire, che dovete intendere come un momento, una parentesi, una piccola deviazione rispetto al mainstream, ma dal mio punto di vista questo sarà il mainstream, e quindi è una strada fortemente innovativa rispetto alle pratiche tradizionali, ma è lo scenario che io intravedo per il futuro della progettazione degli spazi e dei luoghi pubblici nella nostra società. Ne sono profondamente convinta, perché al solito bisogna imparare dall'esperienza. Abbiamo troppi esempi di contenitori senza contenuto, abbiamo troppi esempi
di rigidità che mal si adattano alla grandissima mobilità e tendenza al cambiamento della società contemporanea. Abbiamo troppi esempi di progetti che avevano, come dire, in mente un'idea in termini di conclusione del percorso, e questo non riguarda solo grandi edifici pubblici dismessi da tempo come la manifattura dei tabacchi, la cui destinazione per lunghi anni è rimasta incerta. Riguarda anche edifici pubblici dei quali abbiamo un'idea precisa della destinazione. Pensate ai musei, pensate alle biblioteche, cosa delle quali io mi occupo in questi da qualche anno per competenza. Anche in quel campo noi abbiamo bisogno di risignificare le funzioni, di risignificarle profondamente, modificandole profondamente. Diversamente veramente saremo costretti a chiuderle. Se in un comune, mi dice il sindaco, assessore, io ho a cuore la biblioteca, ma se la biblioteca è frequentata da una persona al giorno, io non mi posso permettere il lusso di tenere aperta la biblioteca, perché ho altre emergenze e altri problemi che premono alla mia porta. Allora, qual è il punto? Il modo in cui la biblioteca tradizionalmente è stata concepita come luogo della conservazione dei libri, come luogo riservato a chi studia e quindi ha un elevato livello di istruzione. Oggi la biblioteca va completamente ripensata, perché in una società multietnica la biblioteca deve diventare il luogo nel quale si accede a internet, si consultano i giornali per trovare un lavoro, si chiede al bibliotecario di avere indicazioni su come raggiungere parti della città, essendo noi nuovi, diciamo, abitanti di quella città, e naturalmente deve cambiare radicalmente il progetto. Un progetto che non può assumere come punto di riferimento lo stato finale desiderato, perché non lo sappiamo, semplicemente perché non lo conosciamo, non siamo in grado di anticiparlo completamente, e quindi il progetto deve essere un progetto versatile, flessibile, aperto, che è capace di diciamo rapidamente adattarsi alle domande sociali. È un modo, non è banale fare questo. Io credo che in questi giorni voi abbiate avuto alcuni stimoli per approfondire ulteriormente questi temi, e quindi ai prossimi bandi della Regione Puglia io mi auguro che avremo delle risposte, soprattutto da parte dei giovani, più diciamo stimolanti e corrispondenti a quelle che erano le nostre aspettative. Quindi grazie veramente. Ultimi ringraziamenti all'Officina degli Esordi che ci sta ospitando, e io devo ringraziare tutto lo staff di Xscape e Garden Faber, che in questi giorni, come dire, si è speso con enorme energia per fare in modo che, come dire, che tutto questo fosse possibile. Scusateci se magari non è stato tutto perfetto, però penso che comunque alla fine sia andata bene. Io penso che dovremmo farci una foto di gruppo tutti insieme, incolleremo con Photoshop Martin e José, penso che non sarà un problema, però niente, grazie a tutti, adesso facciamo questa foto, poi vediamo gli attestati, voi ci date il bigliettino e poi ce ne andiamo a pranzo finalmente.